Vediamo rapidamente quali sono le novità presentate da Music Man. Alcune le abbiamo già viste al Winter NAMM di quest'anno. Cominciamo da JB12. Esiste in versione 6 e 7 corde, qui vediamo la 7, una nuova finitura, Cherry Sugar, questo rosso metallizzato, è veramente una shred machine, un Radius 20, tastiera in ebano, manico ultra piatto, corpo in tiglio, dal punto di vista dell'elettronica è simile alle precedenti JPX e JP11. La stella dello show di quest'anno, Luke 3, nuovo modello della serie Signature dedicata a Steve Lukather, manico e tastiera completamente in palissandro, corpo in ontano leggermente più grande del modello Luke standard, pick-up passivi di Marzio e preamplificatore attivo. Novità assoluta per Music Messe 2012 è invece la nuova serie Premier Dealer, dedicata ad un numero estremamente ristretto di rivenditori. Sarà di fatto un look disponibile su tutto il catalogo, ad eccezione della serie Classic dei modelli Reflex, finitura Honey Burst, manico in acero roasted e tastiera in pau ferro. Il manico è trattato con questo processo brevettato da Music Man, nominato roasting. Di fatto viene arrostito in dei forni appositamente costruiti. Questo serve a garantire una massima tenuta del manico, sia dal punto di vista dell'umidità e della performance. Dicevo, questa nuova serie sarà disponibile per tutti i modelli a catalogo, abbiamo visto la Petrucci, adesso vediamo anche lo Stingray, stessa finitura, stesse caratteristiche di manico. Well, this is the brand new nameless prototype guitar from Ernie Ball Music Man. Some things that we've never done before. Obviously the shape is brand new, kind of mid-century modern, a little retro vibe. Custom Music Man pickups, we've made our own humbucker, so it's a completely unique sound. It's the first time we've done a neck through body, so that's brand new for us. In fact, all of our necks are bolt-on. Angled headstock, binding all the way up the neck and around the headstock, and all our binding is done by hand. In fact, all of the work is done by hand. Custom bridge, nice thick flamed maple top with a mahogany body. Sounds incredible. A little wider neck, bigger frets, kind of a jazzy sound. Very easy to play, very playable. So we're excited. This will probably be ready to go in maybe about 6 to 9 months. So we're really excited about this, something we've never done before.